Konnichiwa cari Giappo amici e benvenuti tutti davanti a voi qui nel canale. Sono come sempre il vostro Giappo Gamer, benvenuti questo oggi qui su Rise of the Ronin per continuare questa avventura incredibile. Siamo giunti esattamente al 10° episodio di questa di questo videogioco veramente spettacolare. Comunque sia, come sempre il mio consiglio è quello di iscrivervi al canale, di attivare la campanella. Allora andiamo a vedere cosa succede questo oggi in questo nuovo appuntamento di Rise of the Ronin. Ok, segui come sempre la missione, segui la tua lama gemella, recherà la Nagaia. Però qua ci sta lo stendardo. Accendiamo e proseguiamo la Nagaia. Allora, ordine pubblico. Eh sì, bello incasinato. Ah ok, sta di qua. Quindi da tutta l'altra parte. Facciamo di qua, va. Magari vediamo un po' di persone. Visto che qua siamo più o meno in una zona rossa. Un po' a tutti gli effetti, diciamo. Allora, ecco il nostro amico. Sì, oi. Gli siamo lo stendardo. E ok, eccoci qua. Ryoma. Onborosa kendo. Omotte yori naka wa hiroi ze yo. Kigai yara nani yara oite okeru jaro. Oman mo kini iru to ii ga no. Ok. Entriamo nella Nagaia. Credo sia appunto un dormitorio. La Nagaia è ora disponibile per persone con cui hai stretto un legame e ti faranno visita qui. Per rafforzare il tuo legame con loro, prova a parlarci, o offrigli dei doni. La Nagaia è anche il luogo in cui puoi depositare oggetti, aggiungere arredamento, modificare l'aspetto del tuo personaggio, oppure l'aspetto del tuo equipaggiamento. Seleziona collabora per affrontare missioni con altri giocatori online e ottenere svariate benedizioni. Bene, quindi direi che è il hub principale. Vantaggi del preordine. Oh, ecco, questo me lo chiedevo. Ha ricevuto svariati vantaggi del preordine, tra cui i seguenti stili: combattimento, armi e armature. Niho Ryu, Aisu Kage Ryu, Ayabusa Ryu, Katana dei Ninja Iga. Iga è una zona del Giappone, una prefettura del Giappone. 7 ninja Iga, ok. Oh, mi chiedevo quando. Allora, katana da ninja Iga, attacco 61. Allora, gestione della casa, ok, rilassati. Rilassati in che senso? Allora, riposa, riparazione lama. Allora, personalizziamo un attimino. Ok. Allora, testa, corpo, braccia, piedi. Accessori, set armatura. Set giapponese, va bene, ok. Allora, kimono della lama pelata, ok. Nuova servitore, vestita biandante. Vabbè, lavoro logori. Ah, pure visita occidentale. Beh, abbigliamento in stile giapponese, figo. Allora, vestita ninja Iga. Quello assolutamente sì. Poi testa, allora qua dovremmo avere il copricapo. Bandana virile, vabbè, copricapo da ninja Iga. Poi braccia, vediamo un po'. Guanti d'arme della lama pelata, guanti d'arme.
Ok, piedi come stiamo messi? Calzini da lama velata, sandali. Oddio, però, certo, andare con i sandali. Tutti i calzettoni. Ah, i geta che utilizzo pure io, che sono delle, diciamo, dei, insomma, comunque dei, tipo dei sandali, però in legno, con l'infradito, vabbè, calzini da Ronin. Ma questo avanti a sandali, calzoni della brezza marina, scarpe. Ma facciamo questo qua, calzoni della brezza marina, scarpe. Accessori, cravatte, ok. Salviamo qua. E usciamo, bene. Allora, gestione della casa, deposito, riarreda. Questa funzione ti permette di decorare la tua nagaia esponendo oggetti. Possono essere disposti liberamente in quattro punti sui supporti per armi e armature, in alcove da esposizione o sulle mensole espositive. Esporre degli oggetti può produrre effetti speciali. Vabbè, ok, vediamo un po'. Effetto attuale. Accessori, armatura, armatura in legno, tasso di rilascio 0 più 2. Oh, che figata. Dai, Uchigatana del fuoco fatuo. Vai. Accessori, no, armatura. Vabbè. Un nuovo inizio, yatta! Vai così, trofeo guadagnato. Bene così, bene così. Allora, rilassati. Riposa. Riparazione lama. Personalizza aspetto. Poi ci abbiamo parla, collabora, linea temporale. Ah, ok. Il filmato di linea temporale è ora disponibile. Questa linea mostra una lista degli eventi passati in ordine cronologico. Allora, un incontro con una geisha, ok, navi nere, lunghe ombre. Capitolo 1, ovviamente. Siamo all'inizio di questa nuova avventura. Collabora, richiede una collaborazione. Recluta. No, vabbè, ok. Parla. Parliamo un po' con Ryoma, va. Chikudo, hanashi o shio. Interagire con le persone. Quando interagisci con le persone nella tua base, hai diverse opzioni. Puoi chiedere il loro parere sui tempi, conoscere la loro storia personale, entrare più in confidenza offrendo loro dei doni. Rafforzando il vostro legame, aumenteranno gli argomenti di conversazione a vostra disposizione. Ho qualche domanda, ho una cosa per te. Gli diamo un dono? Vai, andiamo a salvacondotto. Ho qualche domanda? Non già. Perché banore Clantosa?国の警視庁官と家族にまで迷惑がかかるじゃろう。出奔するしかなかったんじゃ。Vabbè, cambia argomento. Vai, scusi, mi lascia stare, そうかok. え。Una mano lava l'altra. Yatta! Bene così, altro trofeo, bene così. Trofei su trofei, bene. Collabori. Vabbè, rilassiamoci un po'. Riposiamo. Quanto vuoi attendere? Mattina, mezzogiorno, notte. Questo mi ricorda anche
Like a Dragon Ishin. Non so a che ore sono qua. Vabbè, facciamo la notte, va. Anzi, facciamo fino alla mattina, va. Bel sonno ristoratore. Io ok. Yoshi, iku ze yo. Grazie a tua premura. Fermati almeno per un tè. Grazie a tua premura. なんじゃ急にかしこまって。わしとおまんの仲じゃろうが。もうそうじゃ。おまんにこいつを渡そうち思うちょったかじゃ。 Un orologio? Kaichū-dokei-chū-tara。Orologio da taschino. わかる便利な代物じゃき。わしのお古じゃけんど、よかったら使おうてみてくれんかい。おいじゃあの。 Hayabusa Ryo, ok, neofita, cambia stile di combattimento. Rafforzando il tuo legame con Ryoma Sakamoto, hai preso un nuovo stile di combattimento. Puoi impostare fino a 3 livelli, a 3 diversi stili di combattimento per ognuna delle armi primarie tramite il menu equipaggiamento. Vabbè. Ragazzi, studio fotografico. Vediamo un po' dove sta questo studio fotografico. Ok, non lontano. Oddio, una bella pappata, ma la farei volentieri. Ma vabbè. Tanto si aggiorna quel gioco. Vediamo un po' di prendere quest'erba. Ah no, è legno, ottimo. Allora ragazzi, io di Yokohama sono letteralmente innamorato. Proprio oltre, dopo Tokyo è la mia città preferita. Ogni anno che vado in Giappone vado sempre a Yokohama. Ci sono comunque sempre tante cose da fare. Aruzi, tobira o akei. Ok, tanto issiamo lo stendardo. Oncio livello 1, bene. Parliamo. Sama, kono mise ni yo ka? Ayashii na. Ittai nani mono da? Ii tairo yori usankusai mono wa torae yo to no mei da. Allora, vediamo un po', potresti ignorarmi, vi pago. Ecco, la persuasione, no? Menzogna manco. Volete assaggiare la mia lama? Ah, provo di cattivele così. Dai, lasciatemi in pace. Vabbè, ma io vengo in pace. E prendi questo qua, così. E se di due contro uno. E che caspita sta mappa maledetta. No, da dietro o no, eh? Oh, ok. Fatti fuori, bene. Meno male.
礼を言いやすぜ。ったく、写真機は怪しげな武器じゃねえっつうの。世話になっといて悪いんだが、写真機は今修理中でね。どっちにしろ仕事にならねえんだ。ん？どうだい、伊賀七さん。写真機は治ったかい？いや、ダメだ。肝心の設計図が盗まれた。あれがないと話にならない。 盗賊どもめ。本当かい？そりゃ大変だ。あいつらに設計図の価値が分かるとは思えん。だが多勢にぶぜどうしたものか。ん？君は、お侍か？その力、そして僕の発明品。そうだ、アビキルを。いけるか？ だがしかし、いや、いける。完全な策が僕の頭にある。すぐに設計図を取り戻してほしい。終わったら試作品の写真機をあげよう。どうだい？ Bella proposta, ci sto. Ma sì, va. 実に合理的な判断だ。君も発明の才がありそうでね。普段の盗賊はマイタ城跡を根城にしているが、直接城に行っちゃダメだ。 近くの歩道に来てほしい。おっと、名乗ってなかった。僕は日立の国の飯塚伊賀七ってものだ。地元じゃからくり伊賀七なんて呼ばれてる。じゃあ僕は先に行ってるよ。OK。いつもあの調子なんですよ。すいませんね。ま、一つお願いします。 Allora, qualcuno è nei guai. Al castello di Maita. Ma che viene, ma sto castello dove sta? Ordine pubblico, ok. Poi c'è pure la gatta. Poco di buono. Gioiello nero. Ma sta qua. Porca la miseria. Ma ci si può andare? Beh, vediamo un po'. Però qua, ordine pubblico. Nemici molto forti prese. Livello 10. Allora, latitante livello 9. Dove sta sulla latitante? Di livello 9. No, più che altro dove... Più che altro dove sta il castello di Maina, ma vabbè. Chissà dove sta questo latitante, dove stai? Ascolta la richiesta di che? Al castello di Maità. Ho capito, ma... Vabbè, via un po', 84 metri. Vabbè, seguiamo questo... Questa direzione, vediamo un po'. Scusi, sumimasen. Allora, questo dovrebbe essere il quartiere cinese, Chinatown.
Che esiste, Yokohama è il Chinatown più grande di tutto il Giappone. Miyazaki, mamma mia ragazzi, che roba. Ok, punto di riferimento visitato, torre l'orologio e il municipio. Ah, ok. Ah, si può scalare? Tipo Assassin's Creed che si fa una bella scansione della zona? Vabbè. Dammi qua le uova. Allora, qua ci sta lui. Parliamoci un po'. Allora, equipaggiamento. Beh, vediamo un po' che c'hai. Oh, Uchigatana 108 di attacco. E quanto costa? 33.920. No, vabbè, oh. Di 79 4.160 su 1.870. Questa possiamo comprarla. Ok. Poi vediamo un po'. 60 kimono da samurai errante. Altri 4.160. Vabbè. Non so se andare di qua, però questo qua è di livello 10. Vorrei pubblico. Dove caspita starà sto castello? Pure qua ordine pubblico, però di livello 6. Qua invece... ordine pubblico di livello 3. E di qua... ordine pubblico di livello 3. Vabbè, questo qua però sta più vicino. Ordine pubblico di livello 3. Sì, sta là. Andiamo poi a fare un po' di ordine, va? Mamma mia, un po' di grigiume questa Chinatown. Vediamo un po' per di qua, va? Ci siamo, vediamo un po'. Ma questo è il castello? Allora, vediamo un po'. Yamashita. Tacci vostri. E qua, oh, mortacci.
e beccare questo qua. È inutile che ti difendi. E mero parato. Mortacci vostri. Fatto fuori. No. E che caspita. Siete proprio cattivi. Combatte a fianco di Ronin prigionieri. In alcune circostanze vorresti trovare altri Ronin prigionieri in aree insubordinate. Salvali aiutandoli a ristabilire l'ordine pubblico. Collabora con altri Ronin per stabilire l'ordine pubblico in una certa area. Aumenterà la tua competenza con le armi. Ti permetterà di ottenere equipaggiamento. Acci sua. Ok, per di qua fight. È nata una fight contro il nemico che ti ha sconfitto. Uccidi e infliggi o infliggi un colpo critico all'obiettivo della fight per recuperare il karma perso. Se hai pensato di sconfiggere una seconda volta, perderai quel karma irreversibilmente. Ah, ok. Tocca prendere karma. Yeah. Becca di questo, becca di quest'altro. Liscio. E stavolta fatto fuori. E che caspita, sta mappa maledetta. E che caspita sei. Tacci vostri. Aio, questo fa male. Oh, ho preso l'albero. E che caspita sta mappa. L'aditante sconfitto. Oh, i fuggiti dalla legge dello shogunato si possono trovare in tutto il territorio. Puoi vedere la posizione dei fuggiti tramite il menu mappa. Sconfiggi i fuggitivi per ricevere premi dagli ufficiali governativi. Procurare la pace in questo modo rafforzerà i tuoi legami con le aree e ne sbloccherà le strutture e missioni. Rafforzare ulteriormente i legami aumenterà le benedizioni che puoi acquisire. Ottimo. Dove stai però, amico mio Ronin, da salvare, eh? Che caspita sta mappa. E che caspita sta mappa maledetta. E crepa. Oh,
Bene così, bene così. Ordine pubblico ripristinato. Yamashiri livello 2, sbloccati sulla mappa. Bene. Direi che abbiamo recuperato pure il karma, presumo. Vediamo un po'. Questo qua dovrebbe essere un tempio, sì. Vediamo poi se ci sta qualche tesoro o a che parte. Direi di no. Ok. Devo ancora seguire la lama gemella. Ok, siamo allo stendardo. E direi bene così, bene così, dai. Veramente siamo riusciti veramente a sbloccare tante cose quest'oggi. Bene così, ottimo così. E ok, giapponici, eccoci qui nella scheda dei titoli, questo Rise of the Ronin. E allora anche questo decimo episodio ovviamente termina qui. Sperando che vi sia piaciuto, di lasciarmi più like possibili. Ovviamente commentate, condividete con i vostri amici lungo e largo. Seguite i vari social, vi ripeto come sempre, essere pagina Facebook, Twitter e Instagram. Soprattutto Instagram, insomma, anche la pagina Facebook, dove potete farmi tutte le domande di rito per quanto riguarda questo titolo, Rise of the Ronin, pubblicato da Koei Tecmo e sviluppato da Team Ninja, oppure anche sul gaming giapponese in generale. Io vi risponderò non appena tempo possibile. E allora dal vostro GiappoGame per il momento è tutto. Matane! E i prossimi episodi!